Mi chiamo Christian Cantamessa, sono nato a Savona e sono cresciuto a Rapallo in provincia di Genova. Ho iniziato la mia carriera alla Tarecisio, poi alla Ubisoft a Milano e poi alla Rockstar, dove ho lavorato a Grand Theft Auto, a Manhunt e a Red Dead Redemption. Dopo la Rockstar sono diventato uno scrittore e regista indipendente ed ho lavorato nel campo di videogiochi a titoli come Tomb Raider, The Crew, Shadow of Mordor, Shadow of War e al momento sto lavorando a Perfect Dark con il team di Initiative della Microsoft. Da ragazzo avevo proprio i classici hobby da nerd, diciamo. Il cinema, il teatro, leggere tantissimo, i giochi di ruolo come Dungeons & Dragons e poi ovviamente i videogiochi. Oggi il mio lavoro è principalmente focalizzato sulla narrativa, ovvero tutto quello che riguarda la creazione del mondo di gioco, la sceneggiatura, i dialoghi, lavorare con i personaggi, lavorare con gli attori, per le sequenze cinematografiche, insomma, tutto quello che è storia. In passato, nella mia carriera, ho lavorato come game designer e anche come level designer ed è stata una cosa molto importante perché mi ha insegnato come lavorare con l'interattività, come creare le meccaniche di gioco. E volendo poi lavorare come sceneggiatore in un formato interattivo come i videogiochi, è stata un'esperienza formativa importantissima perché mi ha insegnato che uno degli elementi chiavi dei videogiochi è proprio l'interattività. Beh, direi che per i videogiochi contemporanei tutto quello che è storia e narrativa è una parte chiave del processo creativo. Certo che non è sempre stato così in passato, però diciamo che l'industria dei videogiochi oggi ha raggiunto un livello di maturità tale per cui la qualità della storia, la qualità dei personaggi, la qualità stessa del mondo in cui ci ritroviamo a vivere questa esperienza interattiva sono diventati un punto importantissimo sia per la critica e sia ovviamente per il pubblico che poi alla fine vota con i propri soldi nell'acquisto di questi videogiochi. Beh, Grand Theft Auto San Andreas è stato il primo progetto, direi, blockbuster enorme a cui ho avuto l'onore e il piacere di lavorare ed è stata un'esperienza ovviamente che mi ha aperto la mente soprattutto per il potenziale dei videogiochi, veramente di creare qualcosa artisticamente e creativamente capace di entrare nella cultura popolare, al pari di un film o di una serie televisiva o di un fumetto, di un libro. Quindi il potenziale artistico e mediatico dei videogiochi. Su Red Dead Redemption io sono stato il lead game designer e anche il coautore della sceneggiatura. Diciamo che per me è stata un'esperienza ovviamente molto gratificante, molto importante, che mi ha cambiato la vita, ma anche molto stressante, diciamoci, perché era la prima volta che mi trovavo a capo di un team così grande e con un progetto così costoso. Diciamo che non mi aspettavo un successo del genere, ecco. Un piccolo dettaglio interessante, avevo fatto una scommessa con uno dei producers che secondo me non avremmo venduto più di un paio milioni di copie. Diciamo che ovviamente sono contento che ho perso la scommessa. L'opportunità di raccontare una storia nel mondo creato da Tolkien
Per me è stato al tempo stesso un onore incredibile, ma anche mi ha dato un senso di ansia, un senso di paura tra me. Il Signore degli Anelli è uno di quei libri che io avevo letto da ragazzino quando avevo 13 anni, 12 anni, proprio cresciuto a pane e Dungeons and Dragons, quindi sai, per me era impossibile dire di no a un progetto del genere, ma sapevo anche che le aspettative erano proprio altissime, soprattutto quelle dei fans, io per primo. Così, diciamo, il mio approccio al progetto è stato molto, diciamo, preciso e rigoroso. E mi sono, diciamo, buttato dentro una fase di ricerca dove ho letto tutto quello che potevo e soprattutto, diciamo, mirato al rispetto del materiale. Lo vedevo molto come essere un ospite a casa di qualcun altro, dove magari ha la possibilità di appendere un quadro o di aggiungere un mobile, ma certo non puoi sporcare tutto e non puoi spaccare niente. Non ho ricevuto minacce di morte dai fans di Tolkien, quindi incrocio le dita, spero che almeno il mio lavoro sia stato passabile. Ma secondo me il futuro dei videogames non è mai stato così roseo. L'industria è in crescita, continua a crescere e personalmente più della componente tecnologica che continua comunque a arrivare a livelli che fino a prima erano fantascienza, a me interessa la parte umana, a me interessa il fatto che le storie diventano sempre più mature, sono sempre più interessanti, la nostra audience è sempre più vasta, sempre più eterogenea, non ci sono più stigme di quelli che giocano ai videogiochi visti come ragazzini che sono chiusi dentro uno scantinato. È veramente l'abbattimento delle barriere d'accesso, dove oggi basta un telefono o basta una smart TV per avere accesso appunto a queste esperienze interattive. Ai giovani che vogliono intraprendere una carriera nel campo dei videogiochi o in qualsiasi campo creativo, televisione, cinema, letteratura, quello che sia, io suggerisco sempre due cose. Uno, creare con le proprie risorse del materiale da proporre, anche perché all'inizio la speranza è che ci vengano dati dei soldi e delle risorse per creare qualcosa di nostro potrebbe non essere realistico. E secondo, non bisogna mai fermarsi di fronte agli ostacoli, che sia il primo, che sia il milionesimo ostacolo. Perché il sì prima o poi arriva, però arriva solo a quelli che si sono messi in campo e solo a quelli che in campo ci sono rimasti fino alla fine. Ciao Video Game Party Friends, vi mando un carissimo saluto e un fortissimo in bocca al lupo. E vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di partecipare con questo video.